assoluti maschi. In corsia 1 nuoterà Filippo Prevedello, Sporting Club Noale. Alla 2 Jacopo Sandri, Montebelluna Nuoto. Corsia 3 Nicolas Marcon, Montebelluna Nuoto. Alla 4 Nicolò Travacchin, Sporting Club Noale. Corsia 5 Federico Mestroni, Arca Team. Alla 6 Nicola Gasparotto, Unione Nuoto Friuli. Corsia 7 Paolo Fava, Idros. Alla 8 Enrico Aguiari, 2001 Team. E allora seguiamo quest'ultima finale dei 100 d'orso, al termine della quale di nuovo ci sposteremo in zona cerimoniale per effettuare tutte le premiazioni del dorso. Nicolò Trabacchin, Sporting Club Noale in corsia 4. Vediamo il passaggio ai 50 metri, dalla sesta corsia ci prova Nicola Gasparotto, 27 e 57. Mestroni in corsia 5 alla seconda posizione al passaggio, prova a risalire in questa seconda fase di gara al pari di Trabacchin in 4. Ultimi metri per concludere questa finale, ancora con Gasparotto a guidare il gruppo e mantenere la leadership, 56 e 61 per la vittoria su Federico Mestroni, secondo 57 e 40, Nicolò Trabacchin alla terza posizione, 57 e 69, risultati anche in questo caso che già sono ufficiali.